Quando vedo queste cose mi arrabbio ancora di più, mi sale ancora di più nervoso, perché allora ditemelo che siete degli incapaci. Rocky, prendi in mano la situazione di ho creato una squadra di arbitri che sono incapaci e chiedo scusa, mi dimetto, saresti un signore. Perché anche stasera ho visto una cosa che sta fuori dal mondo. Allora, tu ieri hai espulso Reinders, hai espulso Romagnoli, oggi Cristante non viene espulso. Cioè Cristante che ha fatto due volte, tre volte peggio di quello di Reinders. O se no ti dico, Rocky, se Cristante non era da espulsione, allora perché avete espulso Reinders? Che Reinders non l'ha manco toccato il giocatore, mentre Cristante gli ha dato che era anche era dritto alla porta. Fatemi capire. E poi uno non si deve innervosire quando vede queste cose. E poi il calcio non deve perdere credibilità quando vedi queste cose. Perché oggi c'era un rosso grosso come una casa su Cristante. Visto e considerato il fatto che le situazioni di ieri. Però ormai è questo il calcio, è per quello che poi io mi innervosisco quando si comincia a parlare di cose che non hanno senso, di favoritismi e mica favoritismi, perché è evidente, cioè il metro di giudizio non è uguale, non è uguale, e allora io mi mangio il fegato. Detto questo, oggi l'Inter vince. Vince nonostante il sfavoritismo che ha avuto, che poteva costare caro. Diciamo che il primo tempo ha giocato solamente la Roma, ha dominato la Roma nel primo tempo, nel secondo tempo poi c'è stato solo l'Inter. Alla fine, sul finale, vi siete fatti la mutanda, Sommer ha fatto una bella parata, però ne aveva sbagliati due o tre dopo il gol sculato di Lautaro Martinez, perché anche lì sbaglia a fare la ribattuta, la palla arriva a Lautaro Martinez che poi fa un gol pazzesco, però gli è arrivata di proprio una sculata quella palla lì, perché errore del difensore della Roma, dopo fa un gol fantastico, niente da dire, se tu gli regali l'occasione Lautaro Martinez ti castiga. Poi grande Svilar, che poi vedo cosa mi ha preso il fantacalcio, perché ha fatto due parate su Dumfries esagerate. Vittoria giusta alla fine dell'Inter. Alla Roma gli manca qualcosa lì davanti, in fase offensiva gli manca qualcosa, perché poi in fase difensiva a centrocampo è una brutta squadra. Però Dobbik, come vi avevo detto quando era accostato al Milan, è uno spilungone, ma vale un Piontek, quei giocatori lì vale, non è che vale chissà che cosa. Raga, non abbiamo recuperato in questo weekend, non si è recuperato niente, hanno vinto tutti, abbiamo vinto noi, ha vinto l'Inter, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juventus, sarà per il prossimo weekend. Raga, sempre forza Milan, ci vediamo domani.